Oggi parleremo di una donna, di una fotografa che ha fatto della fotografia un'arma di denuncia. Parliamo di Letizia Battaglia, nata a Palermo nel 1935, fotoreporter dal 1969, quando iniziò a collaborare con il giornale palermitano L'Ora per poi trasferirsi a Milano. Tornerà a Palermo, dove nel 1974 sarà la cofondatrice, assieme a Franco Zecchin, dell'agenzia Informazione Fotografica. Questa agenzia è frequentata anche da personaggi illustri, da Shanna a Kudelka. Le sue fotografie hanno ritratto l'inizio degli anni di piombo. È stata la prima fotoreporter a giungere sul luogo dell'assassinio di Piersanti Mattarella e a ritrarre gli esattori mafiosi Salvo assieme a Giulio Andreotti all'hotel Zagarella. Questa sua fotografia, chiamata Bambina con il pallone, diventa famosa in tutto il mondo. Ritrae una fanciulla a Cala, un quartiere palermitano. Palermo, con le sue contraddizioni, verrà ritratto moltissime volte da Letizia, ormai fotografa di fama internazionale. Ex aequo con Donna Ferrato, è la prima donna ad ottenere a New York il premio Eugene Smith. Numerosissime le sue esposizioni sia in Italia che all'estero. Quella che stiamo osservando è un'altra foto famosissima di Letizia. La donna ritratta è Rosaria Costa, che rimase vedova dopo l'attentato di Capaci, durante il quale perse la vita anche il marito Vito Schifani. Il gesto compiuto da questa donna ritratta è un grandissimo atto di denuncia alla mafia. Durante il funerale, tenuto presso la chiesa di San Domenico a Palermo, la donna riuscì a pronunciare dal pulpito parole indimenticabili e di ribellione. L'impegno di Letizia Battaglia non è solamente, fra virgolette, legato al suo lavoro di fotografa. Nel 1979 è cofondatrice, tra le altre cose, del Centro di Documentazione Giuseppe Impastato. Memorabile la sua esposizione ai Tre Oci a Venezia nel 2019. Il suo ultimo lavoro, invece, è quello svolto per Lamborghini, che ha suscitato pareri discordanti. Le critiche hanno spinto la fotografa a lasciare il centro di fotografia con profonda delusione. Ecco alcune parole della fotografa stessa rilasciate ai giornalisti di Rai News 24. Io lascio il 1 gennaio il centro che mi costa molti sacrifici e denaro. Non vale la pena fare tutti questi sacrifici e dopo che io sono stata massacrata. Io non ho mai visto nessuno così colpito. Non è semplice fare la fotografia quando ti trovi davanti il cadavere di qualcuno che qualche attimo prima era ancora vivo. In queste situazioni ho fatto il mio lavoro, ho fotografato cercando di mettere la foto a fuoco e scegliere l'esposizione corretta. La prossima puntata sarà dedicata ad un fotografo, ma soprattutto ad una fotografia che tutti conosciamo. Continuate a seguire il nostro canale Fotoformazione e attivate le notifiche per essere informati quando andremo in onda la prossima puntata. Noi ci vediamo sempre qui. Ciao!